Ci aspettava un match equilibrato, palpitante, grande pubblico, il pubblico c'è stato da una parte e dall'altra, probabilmente il match equilibrato assolutamente no. Un inizio strepitoso di Capo Orlando e ha continuato con percentuali incredibili a bacchettare una viola impreparata. Che è successo, direttore generale Gaetano Condello? Sì, effettivamente abbiamo avuto una brutta prestazione, probabilmente siamo ancora sulla Caronte, non siamo arrivati a Capo d'Orlando, pertanto va merito alla prestazione del Capo d'Orlando, ha fatto una grandissima partita. Noi credo che oggi abbiamo visto diverse defezioni, andiamo avanti, non è cambiato nulla per noi, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo sopportare questa sconfitta e pensare già domenica prossima con la massima tranquillità e serenità che ci ha contraddistinto in questi mesi. Ah, sinceramente no, noi avevamo l'assenza di Andrea Padova, che è un giocatore molto importante per noi, per come stava disputando questa parte di campionato. Ruggeri oggi non era in condizioni di poter giocare, era anche in dubbio il suo ingresso, ma al di là di questo Capo d'Orlando sicuramente dal punto di vista di budget ha speso forse il doppio di noi, ma noi continuiamo a essere lì a lottare alla fine del campionato. L'organico nostro è un organico competitivo, non siamo diventati dei brocchi oggi qui a Capo d'Orlando, siamo una squadra competitiva che fino a maggio dirà la sua. C'è ancora diverse partite che sia noi e Capo d'Orlando dovrà disputare, sono due bellissime realtà che si ritrovano oggi in Serie B e probabilmente il prossimo anno entrambe le formazioni dovrebbero essere ovviamente in categorie superiori. Direttore, due aneddoti, dopo una partita persa in Puglia una tua telefonata diceva non è che ci deprimiamo per una sconfitta. Un altro aneddoto del team manager dice i conti si fanno alla fine, questo è giusto perché c'è un playoff e serve tranquillità, o no? Sì, il campionato è lungo, non era questa la partita fondamentale, ritengo che oltre a noi c'è anche Martina Franchi e Francaville che sono due ottime formazioni, sono quadrate, forti, quindi il campionato è lunghissimo, oggi non si è deciso niente, oggi probabilmente si è deciso che ha giocato soltanto una squadra, Capo d'Orlando, noi non abbiamo giocato per niente, nessun giocatore è nella sufficienza, pertanto accettiamo questa sconfitta, onore a Capo d'Orlando, torniamo a Reggio Calabria, c'è molto da lavorare, pertanto con la massima serenità, come abbiamo sempre affrontato sia le vittorie che le sconfitte, affrontiamo con la massima serenità e cerchiamo di non ripetere queste prestazioni. Questo ha fatto piacere, il presidente Sindoni è stato veramente preciso e puntuale in questa vicenda, quindi lo ringraziamo, abbiamo già ringraziato l'inizio della partita, i tifosi ci hanno seguito, mi dispiace per loro, mi dispiace perché oggi erano numerosi e sicuramente non hanno visto nessuna partita. Pertanto speriamo di ritrovarli al Pentimele e andiamo avanti, sono fiducioso. Grazie.